Qui dobbiamo assolutamente ripartire davvero per ritrovare, vuol dire, la forma fisica è perfetta. Beh, ci sentiamo un po' appesantite, un po' gonfie. Beh, probabilmente la causa è dovuta a questa alimentazione un po' ricca che abbiamo avuto, abbiamo adottato durante il periodo invernale. Niente paura, qui con noi c'è la professoressa Renata Bracale che ci darà dei consigli davvero ottimi, direi, per resettare così il reset primaverile, per resettare il nostro organismo e tornare alla forma perfetta, alla forma fisica perfetta. Professoressa, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, ben ritrovati. Allora, come mai succede questo? Perché in questo periodo davvero vediamo le nostre mani gonfie, le nostre gambe gonfie, il nostro addome un po' come rinvigorito, diciamo così. Allora, che cosa succede al nostro organismo in questo momento? Fa parte di quello che è l'invecchiamento cellulare, che ovviamente è esasperato proprio da un'infiammazione cronica che abbiamo provocato magari con un'alimentazione scorretta, ecco, nel periodo pasquale magari abbiamo esagerato, esatto. Oppure non ci siamo mossi, quindi l'inattività sicuramente, lo stress emotivo, il fumo, insomma tante le motivazioni, e chiaramente tutto questo che cosa provoca? Provoca un disequilibrio dei nostri ormoni, del bioritmo dei nostri ormoni, in particolare dell'insulina, degli ormoni tiroidei, del cortisolo, famoso cortisolo, ormone dello stress, no? Che quindi parleremo anche del cortisone, che voglio dire fa parte, fa no? Parte, esatto. E tutto questo crea dei sintomi importanti che noi dobbiamo leggere, come per esempio i disturbi del sonno, come per esempio l'alterazione anche della capacità nostra di memorizzare le cose, il gonfiore, come lei diceva, generale, addominale, l'innalzamento della glicemia. Si crea cioè un circolo vizioso che noi dobbiamo in qualche maniera bloccare. Il reset metabolico ci dà questa possibilità. Parleremo nel dettaglio che cosa significa resettare a partire appunto da un'alimentazione corretta. Allora, che cosa possiamo fare? Dobbiamo, diciamo, cambiare delle abitudini alimentari. In questo momento, durante il cambio di stagione, ricordiamoci che per far riattivare il nostro metabolismo è fondamentale cambiare le solite abitudini alimentari. Quindi in questo caso dobbiamo escludere per un breve periodo, che quindi in questo caso dura più o meno 7 giorni, degli alimenti, dei gruppi di alimenti in particolare che creano infiammazione, che sono il sale, lo zucchero semplice, le proteine animali ed il glutine, i cereali che contengono glutine, perché se utilizzati in eccesso e per molto tempo questi aumentano l'infiammazione. Dottoressa, non è, come dire, è un po' difficile anche parlare di glutine in questo senso, perché adesso va tanto di moda, sì, no? Vediamo anche al supermercato questi scaffali pieni di alimenti privi di glutine, per cui dare delle indicazioni di togliere il glutine non è pericoloso? Poi magari le persone si abituano a mangiare senza glutine? Giustissimo, Monica, domanda giustissima. E che molte volte mi viene fatta ai miei pazienti: tolgo il glutine per perdere peso. Sciocchezza, non è questo il significato. Io credo molto, io per esempio faccio mangiare ai miei pazienti tutti i tipi di cereali, ecco, con e senza glutine, alternarli, perché la mancanza di glutine non fa dimagrire, bensì, diciamo, evita che ci sia questa infiammazione. L'eccesso di glutine, il glutine di adesso, che non è chiaramente quello non di un dei tempo, grani antichi, esatto, diciamo così, esatto, anche se c'è una riscoperta, lo vogliamo anche esatto, dire, esatto, molto importante, dei grani antichi, dei grani saraceni eccetera, però questo ci fa capire come possa creare delle allergie, delle intolleranze, proprio perché va a iperstimolare il nostro sistema immunitario, e quindi toglierlo o alternarlo, quindi non prendere dei prodotti artificiali senza glutine. Esatto. Ma alternare per esempio il riso che non lo contiene con la pasta che invece lo contiene. E questo daremo poi delle indicazioni proprio per come organizzare, no, i nostri pasti quotidiani a partire dalla colazione, pranzo e cena. Ma iniziamo a rispondere un po' alle domande delle nostre amiche che ci seguono sempre con tanta passione. Allora rispondiamo innanzitutto a Corinna, ci scrive da Treviso e ci chiede: vorrei togliere glutine e proteine animali per un po' di tempo. A colazione posso bere il latte vegetale? E qui appunto io la volevo, cara professoressa, perché può diventare un po', come dire, un po' di moda
togliere il glutine, anche questo. Allora, che cosa possiamo rispondere? Allora, possiamo rispondere che in questo momento, cioè, il latte vegetale può essere un'alternativa, scusatemi, interessante a non latte vaccino e quindi non diciamo le proteine di animali, perché quelle sono proteine vegetali, quelle del latte vegetale. Però nel mio caso, nel caso del mio reset metabolico, il reset di primavera, io a colazione evito proprio anche il latte vegetale, che appunto può diventare una moda, come diceva giustamente, ma invece prediligo delle tisane depurative per il fegato e i reni, per far ripartire per esempio il fegato e i reni, che sono gli organi fondamentali per la riattivazione del nostro metabolismo. E quindi penso a delle diciamo a delle spezie, delle erbe aromatiche o dei composti come il carciofo, il cardomariano, il tarasso, che ci aiutano, no, a esatto, per il fegato, oppure che fanno bene, che riequilibrano i nostri ormoni, la malva, la melissa, la passiflora, il biancospino, che sono tutte cose che invece ci possono aiutare moltissimo proprio per riequilibrare per esempio quegli ormoni dello stress. Allora, parliamo di colazione. Lei ha dato già delle indicazioni, per cui al posto del latte vegetale magari una tisana, sicuramente una bevanda calda, diciamo così, che ci può aiutare. Qui con me ha un po' di acqua e limone, anche questa può essere sicuramente una moda o ha il suo perché? Bere al mattino presto un bicchiere d'acqua con una, qualche goccia di limone, però se lo faccio io soffro di reflusso, per cui alla fine c'è questa acidità per tutta... E invece per me no, e a me succede, però se io bevo acqua e limone la mattina e alla fine per tutto il giorno ho questo senso di bruciore verso l'esofago. È una cosa giusta bere acqua e limone la mattina quando si sveglia? Diciamo che dal punto di vista scientifico non c'è nessuna correlazione. Però posso dirlo dal punto di vista più biochimico, per questo invitavo a prenderlo comunque l'acqua con poche gocce di, un'acqua tiepida con poche gocce di limone. Quindi l'acido citrico contenuto nel limone è un acido a bassa concentrazione di acidità, però che fa? Stimola le cellule del nostro esofago, del nostro intestino, del nostro stomaco, a produrre qualcosa di basico, di alcalino, che vada a tamponare questa acidità dell'acido citrico e quindi le rende attive in qualche per cui maniera. Bastano poche gocce, non un limone intero. Bravissima, ecco. Bravissima. E quindi quello fa in modo di creare un effetto tampone di cui lei ha bisogno nel momento in cui c'è un reflusso. Allora, iniziamo oltre. Allora, io mi sveglio la mattina, prendo appunto, abbiamo detto, un bicchiere d'acqua con un po' di gocce di limone, però ovviamente non mi basta questo. No. Colazione dobbiamo assolutamente mangiare. Energia. Voi nutrizionisti ci dite che dobbiamo mangiare la mattina. In questo caso, in questa settimana di reset metabolico, che cosa dobbiamo mangiare a colazione? Quindi iniziamo col primo bicchiere, con l'acqua calda col limone. Ricordiamo che i bicchieri devono essere 10, scusatemi, 2 litri al giorno. Poi una bevanda calda, che può essere appunto una tisana, ma anche del tè verde, del tè bianco, che sono ricco di catechine, noci, anche questo è molto importante, un kiwi, anche semi oleosi, ottimo, poi sicuramente un kiwi, che serve per il nostro intestino, per la nostra mobilità intestinale, e dei cereali senza glutine, quindi dalle gallette di riso, di mais per esempio, con spalmato su del miele, che ci dà una buona fonte di energia. È un reset un po' duro, bisogna farlo per una settimana, però non c'è niente da fare. A metà mattinata, magari adesso sono quasi le 10 della mattina, sono 9.56 in questo momento, abbiamo fame. Che cosa possiamo mangiare? Tutte queste cose qua che ci sono qui. La verdura. Sì, la verdura deve essere a portata di fame, come sempre dico ai miei pazienti. Quindi, non lo so, per esempio, appunto, verdura di stagione, ravanelli, finocchi, carote, sedano. Ottimo, perché ci aiutano appunto a tamponare e poi ci danno tante vitamine e minerali, di cui questo reset è molto ricco. Fra un po' ci farà vedere anche una ricettina veloce da fare, magari per pranzo e proprio in occasione di questa settimana di... reset. Parliamo di pranzo e cena. Sì. Perché ci dobbiamo, come dire, contenere, sì, però con delle cose buone che ci fanno anche bene e anche gustose. Sì. Allora, sì, che cosa ci propone? Allora, per esempio, in pranzo iniziamo sempre con una verdura amara, magari cruda, quindi immagino un'insalata, una rucola, un iceberg, per esempio una belga, e accompagnata da frutta. Quindi la frutta all'inizio del pasto, cruda, e va benissimo. Poi abbiamo, per esempio, una fonte
anche di cereali senza glutine, che può essere una quinoa con delle zucchine condita sempre con basilico e erbe aromatiche, e dei pinoli, quindi ancora una volta della frutta secca. A cena invece facciamo un minestrone con tutta la verdura che ci piace, e dentro possiamo cuocere del miglio, che anche qui non avrà, o del riso basmati, che non avranno glutine, e come antipasto sempre un'insalata di rucola oppure del pinsimonio, e finiamo con una mela cotta con cannella. Che questo è un segreto importantissimo, vecchi segreti della nonna, che fanno benissimo all'intestino, perché proprio gli danno la giusta regola. E se non sbaglio, la cannella abbassa anche l'indice glicemico. Bravissima. Che non fa mai male. Esatto, no, è questo, proprio così. Insomma, esatto. Per cui abbassa l'indice glicemico magari di una frutta che è un po' zuccherina. Esatto. Allora, parliamo di legumi, lei non l'ha proprio nominati, professoressa. Però ci sono. Ci sono? Ci sono. Okay. Possiamo mangiarli? Sì, li possiamo mangiare, sono una fonte, lo ricordiamo, di proteine vegetali. In questo caso nel reset sono previsti quelli decorticati, quindi in questo momento per esempio i piselli decorticati, anche le lenticchie, quelle arancioni, quelle gialle decorticate, sono ottime. E questo per cui, insomma, questi sono dei segreti per cui legumi, altra fonte proteica vegetale, la possiamo inserire in questa settimana di reset. Però ho detto che lei ci avrebbe regalato una ricettina veloce. Esatto. Veloce, sì, che mi sono inventata, il connubio proprio tra verdura e frutta, che è vero, può essere una buonissima strategia anche per far ripartire proprio il nostro metabolismo e anche la funzione, soprattutto il fegato. In questo caso ci viene incontro la rucola, perché la rucola abbiamo detto che è una un'insalata amara, quindi molto che serve appunto proprio per il nostro fegato. E poi condiamo con delle fragole. Esatto. Vi invito a provarla, perché è veramente molto molto gradevole. Amaro, il dolce delle fragole, che non contrasta mai. Esatto. Ed la condiamo con olio di riso, che è un olio più leggero in questo caso, è molto ricco di tocoferolo, quindi di vitamina E, di antiossidanti, che insieme alla vitamina C che c'è tra rucola e fragole è portentoso, quindi sono proprio guerrieri messi a difesa delle nostre cellule. E poi aceto di mele, in questo caso, che contiene meno alcol e che però fa bene al nostro microbiota, al nostro intestino. Perché ci ha tolto l'olio extravergine d'oliva? Che le ha fatto, professoressa? Lei preferisce l'olio di riso in questa settimana? Solo di in questa settimana, okay. Solo in questa settimana, ci tengo a dirlo, l'olio extravergine di oliva è il re della dieta mediterranea, che è il mio stile di vita. Settimana no, perché appesantisce un sì, po' di no, più. Sempre perché dobbiamo cambiare. Ah, okay. Cioè il concetto da cui parte il reset è modificare quelle che sono le abitudini alimentari standardizzate da tempo, cronicizzate in qualche maniera. Quindi per 5-7 giorni cambiamo questo regime. Allora, ripetiamo, le cose da evitare sono sale e zucchero, quello che ci appunto consiglia la professoressa Bracale, sale e zucchero, le proteine animali, dunque latte e derivati, carne, pesce e uova, appunto il glutine, il frumento, solamente per questa settimana. Ha detto solamente per questa settimana. Allora, e poi in che modo dobbiamo reintrodurre questi alimenti, perché non vanno assolutamente banditi dalla nostra tavola? In che modo? O demonizzati. Esatto. La dieta mediterranea ci viene incontro a pieno titolo su questo. Ricordiamo che la dieta mediterranea è l'unica dieta occidentale che prevede 5 porzioni di frutta e verdura. Esatto. Quindi il carico più importante che possiamo fare di vitamine e di minerali e di antiossidanti. Quindi ritorniamo ad una dieta mediterranea la più varia possibile, e magari conserviamo un giorno di reset una volta a settimana, ogni 15 giorni, proprio per ristabilire questo abbassamento dell'infiammazione. E questo è importante, per cui la reintroduzione ci deve essere, però almeno una volta a settimana facciamolo, proviamoci, magari ci sentiamo assolutamente più leggeri, e possiamo, e ci dà anche più energia a questo tipo di reset, perché non è soltanto per depurarci, è vero, professoressa? Esatto, perché ritroveremo, se il fegato e i reni funzionano meglio, è ovvio che noi ritroviamo maggiore energia, è così. Grazie alla professoressa Bracale.